Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Inter Milano 19. Oggi siamo qui per le pagelle di Inter-Juve, derby d'Italia finito 1-1, una partita di una narcolessia di livello altissimo perché nel secondo tempo non è successo assolutamente niente, a differenza del primo in cui è stato un darsene di santa ragione, interventi, gol e contrasti. Purtroppo il secondo tempo è stata una noia mortale anche a causa del gioco della Juve che si è rintanata dietro e ha provato pochissimo ad andare avanti con l'Inter che ha gestito palla e non riusciva a fare le occasioni. Infatti ieri sia Juve che Inter non erano proprio in giornata, però io mi aspettavo un Inter un po' più coraggiosa. Ok che ieri era una partita importante perché ci si giocava la testa della Serie A, però mi aspettavo un po' più di coraggio dalla mia squadra. Però a me va bene lo stesso, siamo ancora primi con 2 punti di vantaggio, era questo l'obiettivo, rimanere sopra la Juve. Partiamo quindi subito con le nostre pagelle di Serie A, partendo subito da Jan Sommer. Scusate, accendo rapidamente la luce. Partendo da Jan Sommer, muro svizzero che ieri purtroppo si è preso un gol che non poteva farci niente, perché purtroppo viene preso in contropiede in un'occasione in cui Chiesa fa una grande giocata, la mette in mezzo, Vlahovic di prima entra in porta, quindi Sommer non riesce a pararla, anche se però comunque nel resto della partita il gol non è sua colpa, però riesce comunque in tutta la partita a dare sicurezza alla squadra, fa gli interventi saltando in alto, prendendo la palla al volo, palle alte, le prende tutte, dà tranquillità alla difesa, gestisce palla tranquillamente coi piedi, quindi vorrei dare un 6 e mezzo a Sommer, anche perché il gol non è colpa sua, quindi dagli un 6 non mi sembra giusto, perché alla fine 6, 6 e mezzo sì, ha fatto una bella prestazione, ma non ha fatto, ha fatto il suo e sul gol non è responsabile lui. Passiamo invece alla difesa. Adesso voglio farvi vedere una cosa, ragazzi. Se questo è un intervento da ammonire, perché Darmian, questo che vedete qua, che con la mano qui è Darmian che ha osato toccare Chiesa, poverino Chiesa, poverino che se lo tocchi vola per terra. Grande giocatore Chiesa, nulla da dire al giocatore, però quando lo tocchi vola per terra. E dai, su! E quindi questo dovrebbe poi aver portato l'Inter a fare il gol. Cazzate che si leggono sul web, che sono tirate lì a caso per acchiappare cuoricino, visual, per rompere le balle su una partita che il gol dell'Inter è regolare, punto. Quindi non c'è niente da dire. Dovremmo tornare ancora prima allora sul fallo su Thuram? No, perché l'Inter non si attacca a queste cose qua, gioca per vincere, prova a vincere e ieri non c'è riuscita, però comunque ha pareggiato. Andiamo avanti, quindi come detto Darmian. Come detto appunto Darmian appoggia la mano su Chiesa e vola per terra, però comunque in tutta la partita, anzi soprattutto nel primo tempo, Darmian fa tante chiusure da bravo difensore di Serie A, quindi 6 e mezzo, anche perché il gol che abbiamo preso, sì è vero, poteva essere più attento, poteva anticiparlo, poteva evitare di farlo entrare in area, però quella palla lì sui piedi di Chiesa arriva da una palla persa di Dumfries. Quindi tendo a dare un po' più di colpa a chi ha perso la palla piuttosto a chi non ha coperto. Certo, da Darmian mi aspetto che copra leggermente meglio di come ha fatto, però non voglio. Perché, anzi, perché dopo tutto quello che ha fatto durante la partita, alla fine copre quello che è stato questo piccolo errore, questa piccola incertezza difensiva di Darmian, perché le chiusure che ha fatto per tutto il resto della partita sono perfette. Passiamo invece al difensore centrale Stefan De Vrij, l'olandese volante che ho sentito dire sul web che è stato dominato da Vlahovic, che Vlahovic ha fatto la sua miglior prestazione da quando è alla Juve. Che cosa? Ma che partita avete visto? Ma che partita avete visto, signori? Ma stiamo scherzando? Ma veramente, ma vi rendete conto di che partita avete visto? Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juve. Un'occasione ha avuto, che è stata una grande giocata di Chiesa che l'ha messa in mezzo e Vlahovic l'ha colpita con culo perché non c'era nessuno a coprirlo. Ma per tutte le altre volte Vlahovic è stato dominato da De Vrij. De Vrij. Che
che è il doppio di Vlahovic, perché su 5 occasioni che Vlahovic poteva avere potenziali, una l'ha messa dentro. Ha perso tutti i duelli con Acerbi, sia aerei che con palla per terra, è stato più volte anticipato, quindi De Vrij ha fatto un partitone, Vlahovic ha fatto un gol, per fortuna con grande giocata di Chiesa, quindi non ha neanche sto grande merito, ha avuto il merito di trovarsi lì in quel momento e calciare, quindi ha solo quel merito lì Vlahovic, per il resto non ha fatto assolutamente niente. Passiamo invece adesso a Ace Pugno di Fuoco Acerbi, è il nuovo soprannome per chi non lo sapesse già. Ace Pugno di Fuoco Acerbi ha fatto il bastone della situazione della giornata, dato che era infortunato, e fa una prestazione alla bastone. Ovviamente Acerbi e Bastoni sono due giocatori diversi, non hanno la stessa tecnica, però devo dire che si è proposto bene avanti Acerbi, anche in difesa contro giocatori come Cambiasso, McKenny e Vlahovic non va mai troppo in difficoltà, anzi gestisce abbastanza bene tutti e tre e si permette anche di andare avanti e portare l'Inter e dare una mano davanti. Passiamo adesso alla nostra linea di centrocampo, partendo da destra ovviamente, ovvero da Dumfries. Dumfries 5,5, purtroppo 5,5 ragazzi, perché per quanto abbia dato la palla perché poi da Barella per creare appunto l'azione che poi si va in porta, e poi fa anche altre occasioni abbastanza carine, però quel pallone perso a centrocampo non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere perché? Perché per quanto la Juve non abbia sto grande gioco, se tu poi sbagli a centrocampo, la Juve è capace di punirti, perché ha dei buoni giocatori, Chiesa e tanti altri. Però, no, in realtà sono due i giocatori buoni della Juve, Chiesa e un altro, che non sceglietene voi uno a caso. Però, tralasciando questo, Dumfries non ha fatto sto grande partitone, è stato sovrastato tante volte da Kostic, che anche lui ha fatto una bella partita a Kostic, quindi Dumfries faceva più difesa che attacco ieri, possiamo dire così, e quando ha fatto le chiusure difensive non era come Darmian, quindi purtroppo in 5,5, però tranquillo Django, però queste prestazioni non vanno bene, quindi voglio le prestazioni fatte in altre partite. Passiamo a quello che è entrato al posto di Dumfries, ovvero il colombiano, il triangolo. No, non l'avevo considerato, perché entra e fa bene, 6,5 al colombiano, perché entra, si crea un sacco di occasioni da solo, si prende i falli, si prende anche gli insulti dello stadium, che come ce lo si poteva aspettare, fischia l'ex traditore, perché è andato nell'altra squadra, è andato nella squadra in cui c'è un po' di stile, in cui non si ruba, quindi magari ha imparato la lezione, chi lo sa, magari sta facendo un po' di lezioni di interismo, sta imparando come si gioca a calcio. Infatti Cuadrado si comporta bene, oh cazzo l'ho nominato. Vabbè, il colombiano ha fatto una buona prestazione. Passiamo a centrocampo. Barella, voto 6,5. Allora, c'è gente che ho sentito che ha detto che Rabiola ha controllato. Cazzata, perché Barella ha fatto quello che voleva a centrocampo, in difesa e in attacco. Ha fatto il secondo regista. A centrocampo se la giocava, rimbalzava la palla tra lui, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Rabiot non l'ha mai presa, anzi il centrocampo della Juve non ha mai preso palla ieri, se non nella prima mezz'ora. Dopo la mezz'ora la Juve non ha più toccato palla, l'ha toccata solo nelle poche volte in cui è riuscita a recuperarla. Però Barella inizia l'occasione appunto che poi porta al gol di Lautaro con un bel passaggio per Thuram. Quindi 6,5 al nostro Speedy Pizza Nicolò, che sta piano piano tornando il Barella che conosciamo. Çalhanoğlu 6,5, gestisce senza problemi la palla, perché il pressing della Juve era sconclusionato e fatto un po' a caso, perché come ho detto, a parte la prima mezz'ora la Juve non ha più giocato dopo aver fatto gol, quindi Çalhanoğlu se l'è un po' sciallata, ecco. Poi nel secondo tempo è uscito un po', io l'avrei tenuto anche dentro, perché col Benfica puoi far giocare i panchinari, con la Juve potevi provare a giocartela con Çalhanoğlu,
a centrocampo. Però comunque la prestazione buona l'ha fatta Ciala, ha sfiorato anche un bel gol dove la palla sibila non troppo lontano dall'incrocio, quindi un bel tiro sfiorato di poco l'Eurogol, e quindi 6,5 perché ha fatto una bella prestazione il nostro Çalhanoğlu. Passiamo a Mkhitaryan. Allora a Mkhitaryan gli voglio dare il 6 perché ha fatto leggermente meno degli altri due, ha perso qualche pallone un po' non da Mkhitaryan, ecco, ha fatto qualche piccolo errorino che da Mkhitaryan non mi aspetto, ha fatto qualcosina che mi ha detto oggi non è proprio in giornata Mkhitaryan, perché qualcosina l'ha sbagliata e non sono errorini che io non sono abituato a vedere da Mkhitaryan, che è un giocatore di grandissima classe. Passiamo a Di Marco. Allora, Di Marco, a differenza di Dumfries, ha fatto leggermente qualcosa in più, infatti voglio dargli il 6 meno. Il 6 meno, ragazzi, perché? Perché nonostante il fatto che Di Marco avesse contro Cambiasso, che non è sto grande giocatore Cambiasso, il primo che mi viene a dire che Cambiasso è bravo, adesso mi vado a vedere le prestazioni di Cambiasso con la Juve per vedere se è veramente un suo grande fenomeno, se qualcuno mi scrive che è bravo. Di Marco fa delle belle galoppate, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo fatica un po' di più, è un po' ingolfato, rallenta molto, non riesce a esprimersi, però nel secondo tempo riesce a emergere, riesce a fare dei bei scambi con i centrocampisti e con gli attaccanti. Purtroppo però mancano le palle in mezzo, le palle in aria. Purtroppo ieri era un po' difficile perché la Juve si chiudeva dentro, era difficile mettere palloni in mezzo senza rischiare di perdere palla, anche se alla fine devi rischiare un po' nel calcio, perché sennò fai la fine della Juve che non rischia mai niente e vince di 1-0. Poi sfiora anche un altro gol al volo vicino all'area di rigore che va un bel po' oltre il palo, e quindi voglio dargli 6 meno perché da Dimash mi aspetto sempre qualcosa in più. Passiamo adesso alla miglior coppia che c'è in Serie A, anzi no, scusate, prima parliamo un attimo di Carlos Augusto, che ha fatto una bella prestazione, ha provato a saltare tante volte l'uomo e ci è riuscito alcune volte, quindi dobbiamo dire che Carlos Augusto la prestazione buona l'ha fatta. Voglio dargli il 6 perché ha lottato sui palloni, mi ricordo anche un combattimento e una palla recuperata contro, mi pare, Cambiasso o era Gatti, non mi ricordo, però riesce a uscire riesce a recuperare palla e poi ridarla agli attaccanti, quindi bravo Carlos, bravo Imperatore. Adesso passiamo alla miglior coppia della Serie A, ovvero la Tula, Marcus Ticus Thuram, voto 7. Ha bruciato Bremer, miglior difensore della Juve, uno dei migliori della Serie A. L'ho visto, sì, grandissimo difensore, ragazzi, dai, sinceramente. Bremer, sì, con le squadre piccole è ovvio che domini gli attaccanti delle piccole, ma contro Marcus Ticus Thuram, scusate, nell'uno contro uno ha perso e ha straperso, perché in quell'occasione lì Bremer è stato bruciato, ha fatto una grandissima giocata a Thuram, ha messo dentro una palla con i giri giusti, con i tempi giusti, poi Lautaro fa anche un grandissimo movimento, però quella palla lì la devi dare, quindi Marcus fa una grandissima giocata, poi in tutto il resto della partita lotta sui palloni, recupera palla, prova a portare l'Inter in avanti, bravo Thuram. Adesso passiamo al miglior numero 10 della Serie A, il capitano Lautaro Martinez. Sono 13 gol in Serie A, sono veramente contento per il nostro capitano, che mette a segno, timbra ancora una volta il cartellino, fa un contromovimento che Gatti va a prendersi il tè, mentre Lautaro va a prendersi il pallone, grandissima partita e grandissimo movimento di Lautaro, che a fare quel movimento lì Lautaro, c'è solo Lautaro a fare quel movimento lì, quel contromovimento che fa Lautaro, sono in pochissimi a farlo. Bravo Lautaro, voto 7 anche perché comunque dà anche una grandissima mano alla squadra, va a collegare il centrocampo, scende a prendere palla, dà una mano ai compagni, nel primo tempo dà indicazioni a Dumfries di dove fare la diagonale, quindi adesso ha anche la leadership del gruppo, quindi dà istruzione agli altri, quindi Lautaro sta sempre di più crescendo, sta sempre di più maturando, e questa cosa mi fa veramente felice.
Passiamo adesso all'ultimo, ovvero al demone di Piacenza, il cuoco, lo chef, mister Simone Inzaghi, che ieri ragazzi è da 6 e mezzo, perché ok, abbiamo pareggiato, abbiamo fatto un bel gol, però a me, ok, mi diverto a vedere l'Inter che domina palla, però voglio anche vedere le occasioni. Ieri l'Inter ha creato poco, ha dominato tanto, ma ha creato poco. Ed è una cosa che dall'Inter non è spesso veder fare, perché l'Inter domina palla ma crea anche tanto. Ieri ha dominato tanto ma ha creato poco, e questa cosa un po' mi ha disturbato, anche perché nella prima mezz'ora l'Inter è scesa in campo un po' troppo addormentata. Infatti la Juve nella prima mezz'ora ha fatto meglio di noi, poi in tutta la partita abbiamo fatto meglio noi, però in quella mezz'ora E poi nel complesso l'Inter ha dominato, però non ha concretizzato. Quindi è anche un po' responsabile l'allenatore, che poteva magari dire: dai, proviamoci un po' di più. Vabbè, qui si concludono le nostre pagelle di oggi, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete potete anche lasciare mi piace, condividere il video e iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto. Tanto sono 3 cose che sono gratuite e a voi non costa nulla. Io vi ringrazio ancora ragazzi, e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti!